Ciao ragazze, ciao ragazzi, bonjour, mi sono letteralmente appena svegliata, penso si veda dalla faccia. Oggi diamo il via a una delle challenge più difficili, più impossibili che io abbia mai fatto su questo canale, cioè come da titolo oggi e per 24 ore mangeremo soltanto cibo trasparente. È una sfida difficilissima, è difficilissimo trovare cibo che sia completamente trasparente, quindi oggi ragazzi avremo un po' di difficoltà. Qualcosina sono riuscita a trovare, vi faccio vedere, e poi andremo comunque anche al supermercato alla ricerca di qualcos'altro di trasparente se riusciamo a trovarlo. Vi faccio vedere le cosine che ho trovato che sono molto molto interessanti e sarà molto interessante anche cercare di cucinare, di preparare quello che voglio preparare. Allora, le cosine che abbiamo sono spaghetti, noodles giapponesi completamente trasparenti. Da quanto ho capito possono sembrare bianchi dalla confezione, ragazzi, ma vi assicuro che sono completamente trasparenti, almeno spero, poi lo vedremo quando li cuciniamo assieme. Sono molto molto curiosa e ho preso tipo 4 pacchi perché si trovavano solo in pacchi da 4, quindi ne ho altri 2, spero siano buoni perché poi dovrò mangiarne avanti nei prossimi giorni. Poi ragazzi, questa è una figata. Vi avevo già anticipato in uno degli scorsi video che sono riuscita a trovarla e serviva proprio per questo video, ed è la salsa di soia trasparente, ragazzi, completamente incolore. Spero che abbia lo stesso sapore della salsa di soia tradizionale che conosciamo tutti. Mi è arrivata dal Giappone, spero sia buona. Poi abbiamo il Jell-O che arriva invece direttamente dagli Stati Uniti. L'ho presa, questa è una gelatina naturalmente trasparente però colorata ed è un prodotto statunitense americano. L'ho ordinato su un sito appunto che vende prodotti alimentari americani, sapore di mirtillo, quindi sarà interessante vedere, provare a farla e poi magari facciamola già adesso perché poi vedo che deve rimanere in frigorifero per 4 ore prima che possa essere consumata, insomma, quindi la faremo subito. E poi ragazzi, un'altra figata pazzesca che voi probabilmente non conoscerete, ma questa è agar agar, non so come si pronunci, ed è un prodotto, è agar agar polvere, ed è un prodotto anche questo giapponese. Io l'ho trovato su Amazon e serve, ragazzi, per fare la raindrop cake, cioè la torta completamente trasparente che sembra una goccia d'acqua, quindi molto interessante e ci cimenteremo nella preparazione anche di questa. E poi altra cosina che come potete vedere è trasparente sono i bruchi della Haribo, cioè le caramelle gommose che io tanto adoro. Volevo prendere in realtà gli orsetti ma non li ho trovati, quindi alla fine ho preso questi che sono comunque trasparenti. Adesso la situazione è parecchio critica, ragazzi, perché mi sono appena alzata, a parte che devo ancora fare la doccia, ma avevo un certo languorino, mi sono detto ok, iniziamo subito il video così posso fare colazione. Il problema è che la colazione non so bene che cosa sarà, perché a parte le caramelle Haribo e un tè caldo non è tanto fattibile, e direi a questo punto di iniziare proprio con un tè caldo. Non sarà la colazione più nutriente e più energica del mondo per niente, ma almeno qualcosina possiamo mangiare slash bere. Questo è il tè caldo che vado a preparare. Sto scaldando l'acqua per il tè. Ho scelto questa tazza che è trasparente, che è l'unica tazza trasparente che ho, altrimenti avrei usato un bicchiere, che è quella che avevo usato per il cibo a forma di cuore, vi ricordate? E quindi useremo questa in modo che sia visibile che il tè è completamente trasparente. Ragazzi, cerchiamo di non barare. Sto aspettando che l'acqua per il tè si scaldi. Nel frattempo volevo fare una piccola parentesi, perché quando faccio le challenge mi chiedete sempre: Nicole, dove hai preso l'idea? L'hai presa da questo youtuber italiano, da questo youtuber? Ragazzi, questa idea l'ho presa da Kim Lian, che è una youtuber tedesca che seguo. Ma se ci sono altri youtuber italiani, americani che hanno fatto questo video, scrivetelo nei commenti così diamo i credits un po' a tutti. E adesso penso che l'acqua sia proprio perfetta per il nostro tè. Lo lascio in infusione qualche minuto e nel frattempo volevo iniziare a preparare appunto la nostra gelatina Jell-O, che ci mette 4 ore appunto, quindi deve stare in frigorifero 4 ore, quindi la prepariamo adesso così possiamo mangiarla più tardi. Da quanto ho capito bisogna mescolare fino a quando la polverina si è completamente sciolta nell'acqua.
mi sembra già a buon punto, devo dire. Però dicono di mescolare per 2 minuti, quindi facciamolo, sperando, anche cercando di non combinare un disastro nel frattempo. Mescolato per 2 minuti, fatto ragazzi. Adesso dobbiamo aggiungere l'acqua fredda. Eccola qua pronta, sempre 1 cup, quindi 250 ml. Wow, ce ne sarà tantissima di gelatina. Non pensavo che una porzione fosse così tanto. Vabbè che gli americani hanno porzioni gigantesche. La lascerò un po' fuori in realtà, forse, oppure che sia troppo calda per metterla in frigorifero da subito. Comunque la lascio un po' fuori una quindicina di minuti. E dopodiché abbiamo appunto 4 hours until refrigerate 4 hours or until firm, quindi devo appunto metterla in frigorifero per 4 ore, o comunque fino a quando si sarà solidificata. Notare la colazione, che miseria. Allora, tè caldo, rigorosamente trasparente, ok, è trasparente, ok, e poi i nostri vermicelli bruchi, come si chiamano, Haribo. Anche questi ragazzi sono trasparenti, anche quelli un po' più scuri sono comunque trasparenti, ovviamente non li mangeremo tutti. E se vi mancava la lavatrice, adesso potete sentirla nel background. Cin cin. Il tè è molto buono, senza zucchero, l'ho fatto alla fine senza zucchero perché altrimenti come giustifico questi? Buon appetito. In realtà mi piacciono un sacco le caramelle gommose, ma non esattamente a colazione, devo dire, se devo essere sincera, non a colazione. Questa, ragazzi, è la raindrop cake che vorrei provare a fare con voi. Ed è appunto una torta che ha solo 2 ingredienti, il coso che vi ho fatto vedere poco fa, e l'acqua. Quindi è completamente trasparente, ma è molto difficile da preparare, quindi dobbiamo essere molto molto scrupolosi e attenti quando andiamo a prepararla. Sono super 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 curiosa. E si chiama appunto raindrop cake, cioè torta a goccia d'acqua, perché sembra appunto una goccia d'acqua grande. Nel frattempo sono passati 15 minuti, non è più così calda la nostra gelatina, quindi posso metterla in frigo. Ci vediamo tra 4 ore. Ok ragazzi, ho finito il mio lavoro al computer per ora e mi è venuto un po' un languorino. Io andrei a preparare il pranzo. Solitamente non mangio tantissimo a pranzo, quindi non faremo niente di enorme, piuttosto faremo una cenetta un pochino più sostanziosa, ma qualcosina voglio mangiare. Non so bene che cosa preparare, l'unica cosa che mi viene in mente a questo punto, se sentite questo rumore strano, sono i miei leggings che fanno rumore quando cammino, cigolano. Comunque stavo pensando che l'unica cosa probabilmente fattibile e trasparente è il brodo. Tun tun tun. Super noiosa, ok, lo so come cosa, però ragazzi, il brodo è trasparente, possiamo aggiungerci un po' dei noodles che ho preso in realtà per la cena, quindi faremo una cena appunto un pochino più... Di solito mangio un pochino più a cena che a pranzo, quindi rigorosamente dado pronto per il brodo. Oggi faremo quello vegetale, eccolo qua. E poi appunto voglio aggiungere, ma spezzettandoli, giusto un pochino di questa pasta che appunto ho preso per la cena, per farla diventare tipo pastina per il brodo. Almeno ci proviamo, questa è l'idea. Questa è la pasta trasparente, è stranissima, è anche tipo una consistenza strana, non lo so, è più morbida rispetto alla nostra pasta classica. Ok, questi strani spaghetti trasparenti sono cresciuti un poco, ragazzi. Guardate che roba, sono stranissimi. C'è un po' di vapore, stranissimi e decisamente, decisamente trasparenti. Pranzetto pronto, ragazzi. Il nostro brodo con i noodles giapponesi trasparenti, stranissimi. Anche nel mio bicchiere, ve lo faccio vedere, c'è l'acqua, ragazzi. Quindi assolutamente niente, niente. Purtroppo per me niente Coca Zero oggi, ho anche l'aranciata zero, la San Pellegrino zero, ma nemmeno quella è trasparente, mi dispiace perché ho finito il tè alla pesca. E nel frattempo sto mandando un sacco di vocali, ci stiamo mandando un sacco di vocali io e Chiara, queste sono le nostre conversazioni mie di Chiara, un sacco di vocali uno dopo l'altro, quindi anche se siamo lontane ma ci sentiamo molto. Come al solito vi posiziono nei posti più impensabili, più pericolosi. In questo momento siete in bilico sulla bottiglia, proprio sul tappo, ragazzi, quindi non vi muovete troppo, mi raccomando, state fermi altrimenti cadete. Prima cucchiaiata, è bollente?
e non so che cosa aspettarmi per quanto riguarda il gusto di questi strani spaghetti giapponesi. Hanno una consistenza strana, molto gelatinosa, che non mi fa impazzire, però il gusto è normale, quasi appunto come gli spaghetti di riso, però la consistenza proprio non è il massimo, devo dire la verità, Sono comunque mangiabili, ma un po' strani, un po' tanto strani. Masticarli è veramente strano, sono un pochino troppo, non so, gommosi. Che cosa non si fa, ragazzi, per queste challenge? Devo stare super super attenta a non barare oggi, perché è difficile, questa challenge è difficile e a metà giornata vi dico che spero di farcela, spero. Adesso andremo anche al supermercato a vedere se trovo qualcos'altro di trasparente. Alla fine, quando ti ci abitui a questa consistenza, non sono male, vi dico la verità. Il sapore è buono, so che sono un pochino strani, però vi devo dire che sono abbastanza soddisfatta del pranzetto. Forse mi è andata un po' meglio con il pranzo che con la colazione, se devo essere sincera. Sono al supermercato e voglio vedere se riesco a trovare qui qualcosina, anche se la vedo dura, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa di interessante che può essere trasparente. Allora, qui ci sono i cereali, latte, altri cereali, forse tra le marmellate troviamo qualcosa di trasparente. Una cosina che è trasparente effettivamente è il miele, non tutti, ma questo direi che è trasparente, quindi possiamo prenderlo, magari lo usiamo più tardi con la nostra raindrop cake. Tra i due, questo mi sembra un po' meno trasparente, questo un pochino di più, quindi prenderemo proprio questo miele d'acacia. Al banco formaggi e salumi non la vedo tanto fattibile, infatti non c'è nulla che può interessarci. Yogurt, roba del genere, nemmeno, perché ahimè non sono trasparenti. Anche qua, vabbè, niente da fare, a parte questo dolcificante senza calorie, ma non ci serve. Uova, cioccolata da bere, direi di no. Qui ci sono tutti i biscotti e tutte le cosine, ma anche qui niente di trasparente. Direi proprio di no. Un biscotto trasparente sarebbe una bella idea. Merendine, niente, 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 purtroppo. Anche la cioccolata trasparente dovrebbero inventare. Qui che cosa c'è? Qui c'è l'aroma gusto fior d'arancio, ma onestamente che ce ne facciamo? Ciliegie candite, questi canditi sono trasparenti, ma ragazzi non mi piacciono affatto. Altra cosa trasparente è l'olio d'oliva, ma ce l'ho, ce l'abbiamo. Aceto e qui ovviamente gli oli. Mi sa che l'unica cosa che abbiamo trovato, ragazzi, è proprio lui, il miele d'acacia. Altra cosina che ho trovato è questo succo, questo aloe vera, succo all'aloe vera con sapore di mango, che è decisamente decisamente trasparente, quindi prenderò anche questo. Ok ragazzi, sono tornata a casa e sono passate più di 4 ore, quindi la nostra gelatina sarà pronta. Non so perché, ma sono super emozionata di andare a vedere com'è, anche se è la cosa più semplice al mondo da fare, per me è la prima volta. Ok, beh, direi che non è male. Non mi sembra male, ragazzi, che cosa ne dite? Trasparente e trasparente. Cerchiamo adesso di rovesciarla e di metterla su un piatto, vediamo se ci riesco. Proviamo così. Allora, se rovescio il piatto e poi la giro, vediamo. No, ok, non esce nulla. Ok, ok, no, si è spappolata tutta, ragazzi, spappolata tutta. Vabbè, io ci ho provato, dai. Che meraviglia, sembra quasi slime. Quasi quasi inizio a giocarci. Wow. Notare la trasparenza perfetta, ragazzi, sono super orgogliosa. La trasparenza perfetta della gelatina. Assaggio vero e proprio. Niente di, vabbè, questo sarà il mio snack pomeridiano. Niente di particolare. È gelatina super gelatinosa, al sapore di mirtillo più o meno. In realtà questa volevo usarla nel video in cui mangio solo cibo blu per 24 ore, volevo fare quel video, poi alla fine
non lo so, se lo volete lo farò, commentate. Alla fine invece l'ho utilizzata per questo video ed è buona, credo di averla presa anche in altri colori. Sono curiosa di sapere se l'avete mai provata, perché secondo me è una cosa molto più popolare negli Stati Uniti, la gelatina alla frutta. Da noi non tantissimo, non so nemmeno se ci sono dei brand che fanno appunto la gelatina così in polvere da preparare a casa. Fatemi sapere, che sono curiosa, perché per me è la prima volta praticamente. Ci stavo pensando, forse in qualche hotel magari l'avrò assaggiata così, però non l'avevo mai preparata e così alla frutta, o perlomeno di questo colore mai assaggiata. Arrivata l'ora di cena, ragazzi, e io ho seriamente fame, perché onestamente la gelatina non è che mi abbia saziato tantissimo, il brodo non è che mi abbia saziato tantissimo, quindi oggi sto un po' praticamente soffrendo la fame. Spero di rifarmi con la cena, ragazzi. Messo a bollire l'acqua e nel frattempo mangio una caramellina. L'unica cosa che posso mangiare. Quando sono secchi sono più bianchi, invece alla fine quando li immergi nell'acqua diventano già subito più trasparenti. Sono passati 10 minuti e i nostri noodles sono pronti, anche se dal colore non saprei mai riconoscerlo, perché naturalmente sono bizzarri. E adesso vado a versarci sulla mia salsa di soia, è l'unica cosa che posso metterci. Ho pensato anche all'olio d'oliva naturalmente, ma visto che potevo assaggiare per la prima volta una salsa di soia trasparente, ho pensato facciamolo. Oh mio Dio, sto buttando a quintalate proprio. Ok. Ok. Caro Denver, apprezzi? Approvi? Non sono certa che lui approvi. Adesso assaggiamo anche questo succo all'aloe vera al sapore di mango. All'interno ci sono dei dubbi pezzettini trasparenti, gelatinosi, che penso sia proprio l'aloe vera. Curioso questo succo, curioso. Ma andiamo prima ad assaggiare, ragazzi, i nostri noodles, che secondo me, se hanno già solo un minimo di sapore, perché non posso metterci spezie, non posso metterci nulla, altrimenti non sarebbero più completamente trasparenti, quindi secondo me non sapranno di niente, ma questa è l'unica cosa che spero mi riempia lo stomaco, ragazzi, quindi speriamo bene. Sono un po' preoccupata, anche se già li ho assaggiati a pranzo, ma mangiarli così sembrano veramente dei vermicelli viscidosi e non mi ispirano tantissimo, ma ho fame, quindi assaggiamo. Non saranno la mia cosa preferita in assoluto sicuramente, però il sapore è tipo quello degli spaghetti di riso. L'unica cosa strana è appunto che sono un pochino più viscidosi e gommosi rispetto agli spaghetti di riso, quindi questo fa un po' impressione, però il sapore è buono e la salsa di soia anche mi sembra molto buona, non tanto salata, però è molto buona e non riesco a vederla, ma c'è, perché ne ho messo veramente un quintale e devo dirvi che molto probabilmente questo piatto lo finirò tutto perché ho molta fame, l'avrò detto 50 volte, ma ho molta fame. Assaggiamo questo succo all'aloe vera, ragazzi, anche se questi pezzettini strani non mi ispirano tantissimo, devo essere onesta. Proviamo. Inaspettatamente è buonissimo. Sono un po' strani questi pezzettini, ma sono buonissimi e sa veramente di mango. Oh, ragazzi, super scoperta. Aloe vera Rita, mai sentito nominare, però è strabuono. Nuova scoperta, con questi video faccio anche scoperte molto interessanti, ragazzi. Provatelo, se lo trovate provatelo, già solo l'esperienza merita. Spazzolato tutto, adesso invece vorrei fare subito questa raindrop cake con voi. Ho la ricetta qui sul cellulare, non so se sarò capace perché dovrebbe essere abbastanza difficile da realizzare ed è difficile che venga perfettamente trasparente, quindi cercheremo di provarci al meglio. Allora, ci serviranno 2 cups, ogni cup appunto dovrebbe essere sui 250 millilitri di acqua minerale, e abbiamo la nostra acqua minerale qua pronta. Poi ci serve appunto mezzo cucchiaino da tè della nostra polvere di agar, eccola qua. Ragazzi, spero di aver scelto quella giusta. E poi qui ci aggiungono anche lo zucchero.
Io eviterei, perché avevo letto che la ricetta originale aveva solo due ingredienti, cioè l'acqua e questa polvere di agar o agar, non so come si pronuncia, quindi non andrò ad aggiungerci lo zucchero. L'acqua bolle, adesso dobbiamo aggiungere mezzo cucchiaino di tè della nostra polvere di agar, che credo sia più o meno così, mezzo cucchiaino, forse un po' meno, così. Mamma mia ragazzi, speriamo bene. Poi togliere subito dal fuoco e mescolare. Mescolato per bene, la polverina si è tutta dissolta e adesso vado a versarla negli stampini. Ok, versato il tutto negli stampini, sono 2, 4, 6. Adesso devo aspettare un po' che si raffreddino e dopodiché vado a metterli in frigorifero. E ho letto che devono stare in frigorifero almeno 4 ore, quindi ragazzi, visto che ormai è parecchio tardi, mi sa che ci vedremo domani mattina e assieme andremo a verificare com'è uscita questa nostra raindrop cake e la assaggeremo assieme. Quindi a domani, bacio, che strano, mi sembra stranissimo salutarvi e poi continuare il video il giorno dopo, la mattina dopo, non lo so, non lo faccio mai, quindi è strano. Ok, a domani, good night. Buongiorno ragazzi, è mattina e sono super curiosa di andare a controllare la nostra raindrop cake. Ho una paura che non si sia solidificata, che voi non avete idea. Decisamente la ricetta che ho trovato non era poi tanto corretta, perché è rimasta molto liquida e quindi probabilmente avrei dovuto aggiungere un po' di più dell'alga, che non mi ricordo manco come si chiama, ma avete capito. Purtroppo mi sa che posso provare a metterla sul piattino, ragazzi, vediamo cosa succede. Purtroppo si è spappolata completamente e questo è il risultato, ragazzi. Diciamo che non l'abbiamo proprio azzeccata, eh. Questa è la consistenza, è tipo una gelatina praticamente. Peccato, secondo me se avessi aggiunto un po' più di quella polvere si sarebbe solidificata. Proviamola. Oh, ha un sapore disgustoso, cioè è praticamente acqua, praticamente acqua. Io volevo aggiungerci il miele, fare un dessert strafigo, trasparente, eccetera, invece ragazzi non è andata come speravo, anche se vorrei riprovarci con voi magari in un video. Che cosa ne dite? Riproviamo a farla questa raindrop cake. Ok ragazzi, questo era il video di oggi, spero vi sia piaciuto nonostante questo flop della raindrop cake. Ancora mi dispiace tantissimo, volevo assolutamente riuscire a farla, ma fa niente, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Questa è stata secondo me la challenge più difficile in cui ho mangiato veramente niente, a parte vabbè no, gli spaghetti di ieri sera non erano male, però è stata veramente dura ragazzi per 24 ore. Adesso, cioè oggi mi mangio paninazzi, Coca-Cola, proprio di tutto, avete presente? Quindi questo è quanto, vi mando un bacio grandissimo, mi raccomando mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Abbraccio, ciao.